Quando avete un messaggio privato per qualcuno, utilizzate i messaggi privati. Non intasate le bacheche altrui con fatti o cose che non interessano alle altre persone. Si può essere discreti anche su Facebook. La cultura non è fatta solo di aforismi e massime. Ogni aforisma ha molto più senso nel contesto dal quale è estratto. Leggete più libri e condividete meno link. La vostra privacy è in mano vostra anche se siete iscritti a Facebook. Siete voi a decidere cosa far sapere o vedere e cosa no. Quindi non lamentatevi per la mancanza di privacy e soprattutto rispettate quella altrui. Che amiate tanto il vostro amore, lo abbiamo capito. Buon per voi, ma ci avete scassato la minchia. Quindi per piacere andate a scambiarvi le vostre smancerie da qualche altra parte. Facebook è la più grande concentrazione di cazzate e cretinate mai concepita durante la storia dell'uomo. Non contribuite troppo ad aumentarla. Idiozie ce ne sono a sufficienza. Se avete del tempo da buttare, buttatelo in qualche altro modo. Possibile che tutti ascoltano buona musica? Ammettete che ascoltate anche Gigi D'Alessio e Danna Tatangelo. Siate sinceri e condividete anche qualche loro canzone. Su Facebook non siate quello che vorreste apparire, siate voi stessi. È facile essere maestri e filosofi di vita con frasi suggestive e parole ricche di significato. Ricordatevi però di spegnere il computer e di vivere la vita per davvero. Facebook può essere un ottimo strumento di comunicazione, informazione e cultura. Ebbene sì, lo so, è una rivelazione. C'è molto più del semplice cazzeggio. Se ne siete capaci, ogni tanto esprimete pensieri di senso compiuto che avete elaborato da soli con il vostro cervello. Anziché copiare, rubare, esprimere opinioni attraverso link preferiti, frasi fatte, luoghi comuni e qualunquismo da bar. Con Facebook non possiamo aiutare bambini malati, salvare razze in estinzione, sottrarre persone alla pena di morte, risolvere la fame nel mondo, l'inquinamento e le guerre. Agite se volete veramente far qualcosa. E non limitatevi a pubblicare link stupidi, inutili e totalmente irrispettosi.